Questo momento è un momento estremamente particolare per noi, proprio perché all'interno di questa proposta, che è stata in qualche modo elaborata dal Comitato Unitario delle Professioni e dalle professioni tecniche, dal coordinamento delle professioni tecniche, i contenuti rispondono, moltissimi contenuti, ai nostri obiettivi. Uno è quello, appunto, il prioritario, quello di rafforzare il ruolo delle professioni ordinate, il ruolo ausiliario allo Stato, cioè sussidiario allo Stato, cioè quello di contribuire alla, come dire, a tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti. E nel caso, diciamo, della professione di aiuto come la nostra, il diritto alla salute, il diritto all'assistenza, il diritto al lavoro, il diritto al rispetto della dignità delle persone costituiscono i presupposti della nostra professione. Quindi uno, appunto, quello che dicevo, rafforzare il ruolo delle professioni all'interno del sistema italiano. L'altro è quello di definire la professione intellettuale, che cosa si intende per professioni intellettuali, che è ben diversa da altre professioni, cioè una professione che richiede un certo tipo di formazione, un certo tipo di requisiti di accesso per l'esercizio della professione, dove il controllo deontologico, disciplinare, comportamentale è un controllo serio, cioè deve essere un controllo serio, dove appunto gli aspetti di deontologia e dell'etica hanno un loro senso, una loro forza. Quindi rafforzare questi aspetti che riguardano anche diciamo, la deontologia, nonché la formazione, cioè il ruolo degli ordini oggi devono garantire maggiormente i cittadini, cioè la qualità delle prestazioni, delle prestazioni dei professionisti nei confronti dei cittadini devono essere garantite. Quindi la garanzia di avere un percorso formativo serio, qualificato, quindi in qualche modo valutato, controllato e poi diciamo in qualche modo garantito. Quindi questi sono gli elementi sostanzialmente forti della riforma, a cui si aggiunge un sostegno diciamo dei giovani professionisti, quindi dei neo iscritti, attraverso sostegno borse di studio, attraverso, noi abbiamo finanziato una serie di dottorati di ricerca, quindi sostegno alle iniziative, diciamo supervisione, approccio ai neoassunti, insomma tutta una serie di iniziative che vanno a sostegno dei giovani. E infine a noi interessa anche la questione delle tariffe minime, perché deve sapere che la professione di assistente sociale è una professione formata a livello di base, a livello magistrale, però che oggi ha una sua collocazione operativa con un mercato aperto ancora forte, con una collocazione operativa molto precaria, quindi tutti i contratti co-co-co-co-pro, con delle tariffe minime, con delle tariffe scandalose che vanno dai 15 euro ai 12 euro, che per un professionista che ha fatto laurea magistrale, esame di stato di primo livello, di secondo livello, mi sembra veramente ridicolo. Significa abbassare veramente un livello di qualità delle prestazioni. Il giovane che si trova alle prime armi è quello di barcamenarsi in un mercato del lavoro che sa bene quanto ci sia di precario e di aleatorio. Addirittura ci sono delle cooperative che assumono dichiarando un tot e poi come dire somministrando, dandone dell'altro. Quindi c'è proprio un mercato abbastanza. C'è una criticità, poi nel settore nostro, che è un settore dove è stato l'impiego pubblico, cioè la pubblica dipendenza, è stata una caratteristica forte. Questo non perché, proprio per quel ruolo di tutela dei diritti, diciamo, costituzionalmente garantiti, che deve fare lo Stato, cioè lo Stato deve garantire questi diritti e lo fa attraverso queste professioni ordinate. Quindi noi abbiamo in qualche modo ricoperto questa funzione all'interno dell'ente pubblico, ma lei sa bene che oggi l'ente pubblico è squalificato, depauperato, privo di risorse, in qualche modo sprovvisto e quindi il tutto con una esternalizzazione selvaggia, priva di controllo, per cui priva anche di garanzia di qualità, e questo chiaramente a danno di chi
delle persone più fragili, più deboli, delle persone che vivono in solitudine, in sofferenza, che hanno bisogno di essere affiancati, accompagnati nel loro progetto di vita. Quindi è essere aiutate a liberarsi da alcuni bisogni. Questo è il compito di questa professione, ma le condizioni, dobbiamo avere le condizioni operative, lavorative, quindi professionali per farlo.